Thank you. Nell'ambito del progetto Il mondo dell'automobile in Piemonte, nelle parole dei suoi protagonisti, abbiamo invitato Franco Bacchini a parlarci della sua esperienza in Fiat con particolare riguardo agli anni trascorsi nella città di Togliatti. Franco Bacchini è nato a Moncalieri il 4 maggio del 1931 e ha lavorato in Fiat dal 1945 al 1986. Franco, le chiedo di iniziare il suo racconto dalla prima esperienza di lavoro nel mondo dell'automobile. Ecco, sono entrato alla scuola allievi Fiat eh, a ottobre del 1945 come allievo. e Allora si facevano queste esperienze comuni di tutti quelli che entravano nella scuola di Fiat. Si partiva dall'officina, dall dove si imparava a limare il materiale. Poi, eh, l'anno successivo, c'erano le macchine. E, e poi l'ultimo anno c'era la specializzazione. Io la specializzazione l'ho incominciata al secondo anno nel reparto elettricisti, eravamo in, in otto in tutto. E questa preparazione allora era notevole per quei tempi perché avevamo tutti i giorni quattro ore di studio in classe. E e c'era la partecipazione anche di insegnanti esterni, tra i quali il professor Giulio D'Amico, un ingegnere che faceva scuola all'Avogadro e che ho rivisto quando poi finalmente sono riuscito a entrare nell'istituto serale per completare gli studi eh, di diploma di perito elettrotecnico. Ecco, era, eh, era un ambiente molto severo, molt severissimo. Siamo partiti in 250, siamo arrivati alla fine dei tre corsi in 90 e gli altri erano stati allontanati per ragioni varie, per insufficienza di studio, per altre cose insomma e quindi eh, c'era una disciplina ferrea, tipo militare, in pieno. E, finita la scuola di FIAT, sono entrato eh, all'ingotto eh, come elettricista di seconda categoria, manutenzione elettrica, che ho svolto fino a quando nel 52 sono... Eh, 50, fine del 52 sono eh, sono andato a Spoleto per il corso Allievi Sottufficiali di Leva, sono ritornato poi 18 mesi dopo e ho ricominciato gli studi che ho dovuto abbandonare. Allora il corso serale era di sei anni. Preso il diploma e sono entrato negli uffici. Negli uffici eh, allora era il servizio macchine elettriche speciali, saldatrici e le prime trasfertine di saldatura e, e quindi ho avuto quasi immediatamente un, un impegno di comando di altre persone, di altri giovani che venivano dai, dalle scuole e, e quindi il, tutto è proseguito per diversi anni finché eh, sono stato chiamato per andare in Unione Sovietica alla città di Togliatti per gli incarichi eh, di responsabile dell'organizzazione e della manutenzione. È venuto nel 1970 ed è durato fino alla fine del 72. Siamo tornati a casa la vigilia di Natale, dato gli atti. E ecco, la mia esperienza in Fiat è continuata dopo, dopo, questo, dopo questo periodo fino a quando sono andato in pensione. Ecco, questa è la mia esperienza di volata in Fiat per adesso allora, direi perché il, il suo periodo di lavoro a Tognati, per quali motivi ecco, per quale ruolo? perché io avevo già responsabilità allora di queste di questa organizzazione della manutenzione. Io avevo, avevo redatto dei, delle norme per ciò che riguardava la costruzione delle apparecchiature elettriche, idrauliche e pneumatiche eh, che erano state prese di sana pianta e portate come, eh, come contributo a ciò che eh, Togliatti eh, aveva bisogno. Quindi io ehm, avevo questa esperienza che ho portato in Unione Sovietica perché allora si stava appena, quando sono arrivato si stavano appena... Uh, completando le linee di lavorazione, trasferte della Hüller, tanto per dire, e quindi la, il mio compito era di controllare, di vedere che tutto fosse in regola sotto l'aspetto uh, manutentivo, costruttivo. Nel periodo in cui ero ancora a Torino, prima di partire per l'Unione Sovietica, per un anno, più di un anno, ho avuto modo di esaminare insieme ad altri due eh, che mi davano una mano quintali di schemi elettrici pneumatici perché hm, c'era da fare il controllo che tutte queste cose fossero fatte secondo le norme prestabilite. Quindi c'era un controllo minuzioso degli schemi elettrici eh, per vedere da, da, dall'uso dei, dei simboli elettrici, dai formati degli schemi e dall'adozione di tutte le norme di sicurezza previste e quindi era un lavoro, è stato un lavoro enorme che non finiva più e comunque quando sono arrivato a Togliatti ho potuto constatare che le cose viste prima con queste norme e queste specifiche erano servite parecchio perché l'unificazione delle apparecchiature elettriche pneumatiche idrauliche a bordo del macchinario operativo era esattamente quello che la fiat aveva voluto e, e che io avevo progettato e fatto quindi è stato molto interessante e molto soddisfacente anche da parte mia tante cose sono rimaste poi in seguito come norme eh, che l'Unione Sovietica ha adottato per questi, per questi lavori. Quando parliamo di Togliatti, parliamo di una città antica sì. fondata all'inizio del Settecento. Questo Stavropol vicino sì. al fiume Volga, che nel 1964 ha assunto un nuovo nome in onore proprio di sì. palmiro Togliatti, presidente. Goro, Goro Togliatti, cioè città di Togliatti, sì. della, del Partito Comunista Italiano. E, però parliamo in particolare di un'azienda, la VAZ, che produceva macchine. Sì, produceva, produceva automobili, un'automobile essenzialmente, eh, che era appunto la Giguli, costruita secondo il progetto Fiat era poi il 124 in sostanza qualche modifica ma comunque era sostanzialmente quello e Togliatti così come l'abbiamo vista noi almeno io quando sono arrivato lì era una città di 100.000 abitanti stavano arrivando a tutto spiano e so che Qualcuno di noi aveva contato le gru che in quel periodo stavano lavorando per costruire le case giorno e notte, quindi e avevano contato qualcosa come 800 gru sparpagliate in tutto il territorio, perché stava arrivando gente per lavorare e non erano ancora pronte le macchine per costruire le linee di montaggio e via dicendo, però bisognava assolutamente. Dovevano dare assolutamente alloggio a questa gente che arrivava specialmente giovani, finiti i dieci anni di studio obbligatorio, nella scelta che facevano. Chiaramente tutti chiedevano eh, Leningrado, Mosca e alla fine il terzo pote non poteva essere che Togliatti, che era una città dove non c'era assolutamente nulla per la gioventù, cioè costruivano case, case, case solo per poter mettere la gente dentro. L'età media infatti in quel periodo era di 24 anni, quindi significa che gran parte degli abitanti di Togliati erano giovani. Tra l'altro mi scusi, una città anch'essa giovane perché... Gio no, giovane, infatti si dice Togliati vecchia perché è nata sul, 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 sul Stavropol. L'unica roba vecchia erano le dace che erano state portate con gli elicotteri dal fondo. Del, del Volga che poi è diventato il mare di Togliatti, quindi 100 metri di, di acqua sopra. Il bacino artificiale. Sì, sono, stati portati, sono, stati, sono state portate queste dace nella zona vecchia di, di, di Togliatti, eh, dove abitavamo noi, dove abitavo io, dove c'era l'albergo Siguli che, che alloggiava gran parte dei tecnici della Fiat. Mm. Sì, la chiamavano eh, Stary Gorod, cioè città vecchia, perché è stata la prima a essere costruita. Mentre era anche in costruzione la nuova, la Novi Gorod, che era sulle rive poi del Volga e che era distante dalla, dalla Stary Gorod, 15 km. Ora è unificato, ho visto anche delle fotografie, è tutta un'unica città. Ma allora era così. E in Stary Gorod c'erano anche gli uffici della Fiat. E di fronte c'era un parco, oltre il parco c'era l'albergo lì, ecco, Tutte le sere, quando si tornava con, con i pullman che ci portavano al mattino in stabilimento e ci venivano a riprendere la sera, chi aveva qualcosa da, da vedere, da fare, da, da comunicare, c'erano solamente riunioni serali e allora si fermava il pullman lì e si entrava nel. In questi uffici eh, si portavano avanti almeno le notizie, si davano le notizie dei lavori che si stavano eseguendo. Mi può ancora dire qualche parola sulla nascita dello stabilimento Vazza? Lo stabilimento Vazza è nato sul modello della Fiat, che allora produceva gran parte di tutto ciò che serviva per costruire l'automobile. Quindi lo stabilimento di Togliatti aveva tutto, presse, tutto il macchinario, officine meccaniche per costruire l'albero motore, ad esempio, le bielle, tutto quanto. E c'era la parte della carrozzeria dove venivano, eh, dalle presse, venivano saldate le varie lamiere che costituivano la, la carrozzeria, si facevano i sedili, si faceva tutto, cioè lo stabilimento era totalmente autonomo, come lo era d'altronde lo stabilimento Fiat, fine della guerra e fino agli anni 60, prima che costruissero Mirafiori Sud. Era tutto concentrato in un modo indecente perché non si poteva neanche camminare. E comunque lo stabilimento è stato costruito con questi criteri. E cioè, l'autonomia totale della produzione, quindi del montaggio, della costruzione, del collaudo delle macchine. Vicino c'era una ferrovia che arrivava fino a, fino a Kubishev, dove le, le, le vetture che venivano costruite venivano portate e poi distribuite in tutta l'Unione Sovietica. Quante vetture venivano prodotte? Ma allora All si, si parlava di 1.000-1.100 automobili al giorno. Era, era già un, uno stabilimento molto, molto, molto effi efficiente sul l'aspetto produttivo. E poi è stato ampliato, poco dopo che sono andato via io, un anno dopo è stato ampliato, hanno fatto hanno costruito altri settori sempre di costruzione e di montaggio, tutte le linee di, di montaggio costruite appositamente per aumentare la produzione penso siano arrivati a oltre 2000 vetture al giorno. Quindi è uno stabilimento per quei tempi in Unione Sovietica assolutamente all'avanguardia. Enorme. Mm. Quindi anche un notevole impegno nella sua costruzione. Una curiosità, il, il clima di Togliatti. Il clima di Togliatti le, le era continentale in pieno, d'estate c'erano 40 gradi. Per fortuna c'era una buona ventilazione, il cielo l'ho sempre visto azzurro se non blu addirittura. Ed inverno siamo arrivati, l'ultimo anno che siamo rimasti lì, a 42 gradi sotto zero. E una volta un ingegnere partendo dagli, dal, dagli uffici Fiat e attraversando questo parco che sono stati 150 metri mica di più, e per arrivare in albergo, quando è entrato il, il portiere l'ha visto, l'ha afferrato di peso, l'ha portato fuori e ha incominciato a fare delle frizioni con la neve perché si stava congelando e infatti per 15 giorni è rimasto con una sua patata grossa così. E quindi 12, 42 gradi sotto zero in un ambiente molto secco, eh, comunque, che quindi anche per la costruzione del, dello stabilimento per affrontare difficoltà. Sì, il riscaldamento era più che efficiente, in quanto lo stabilimento chimico produceva chiaramente vapore, perché era, anche lì era autonoma la produzione di energia elettrica, e quindi il teleriscaldamento e Alimentava sia la vecchia eh, città, sia la nuova, e lo stabilimento quindi c'era anche noi in casa dove abbiamo poi abitato io con la mia famiglia. e Il riscaldamento era efficientissimo, quindi è sempre stato non abbiamo mai avuto freddo in casa. Ecco, questo voglio dire. Però ho letto che, ad esempio, per le, le fondamenta del, della fabbrica. Fu necessario anche ad operare dei reattori per riscaldare il terreno? Sì, infatti le prime, le, le primi, primi, le prime fondamenta dello stabilimento c'erano dei reattori montati, reattori del, degli aeroplani montati su camion, che dirigevano il getto nel terreno, lì c'è il permafrost del terreno, sempre da un metro sotto, sotto il, il livello stradale eh, so, sovente, insomma c'è gelo. Quindi hanno dovuto fare questo lavoro per poter scavare e poi fare le fondamenta, fondamenta che sono arrivate molto in basso perché tutto il territorio eh, lì è composto, è composto di, di, di terriccio fine fine nero, tra l'altro, e, e quindi non, la difficoltà di, di mettere in, di costruire case e grattacieli non ce n'erano assolutamente atogliati, quindi perché quello che hanno fatto poi, che stavano costruendo, io non l'ho visto costruito, ma lo stavano costruendo nel periodo in cui, l'ultimo che ero lì, sono arrivati a 30 metri sotto il, il livello del, diciamo della strada e hanno ancora piantato dei, dei, dei pali di cemento. Di 50 centimetri di diametro per arrivare a 30 metri ancora sotto, per essere sicuri che quel palazzo non, non dovesse inclinarsi per, perché il terreno cedeva. Ecco, lei è un italiano, quindi uno straniero sì. negli anni in cui il confronto tra Occidente e Oriente, tra Nato e Patto di Varsavia era sicuramente ancora forte. Ha avuto delle difficoltà? Noi, ehm, come, come gente della FIA, non abbiamo mai avuto difficoltà, in Togliatti. Non c'era la possibilità assoluta di uscire dal, dalla cintura eh, di, di Togliatti, in quanto vicino alla vicina a cui eh, lavoravano per reattori missili, c'era l'industria missilistica, quindi era assolutamente proibito se non con permessi speciali oppure eh, per visite guidate eh, si, andava, si andava sovente in giro, siamo andati a Kujbishev un paio di volte, abbiamo visto lì il circo di Mosca ad esempio, eh, però non, non si poteva andare oltre, oltre quei limiti assolutamente. E ha citato il fatto che sì, nel primo suo periodo di... Soggiorno a Togliatti era da solo e poi è stato sì, raggiunto dalla famiglia. Sono stato un anno solo, sono venuto giù eh, due volte ma eh, per la quindicina di giorni anche perché ho rinunciato a un viaggio in quanto doveva venire solo la mia famiglia. E quindi l'anno dopo, un anno proprio esattamente un anno al mese di giugno, ero partito a giugno del 70. A giugno del 71, sono venuti su i miei figli e mia moglie e lì non eravamo più, non ero più nell'albergo Sigulì, ma ero in un, un grande palazzo dove c'erano altre famiglie italiane e anche degli stranieri. Infatti, sopra noi abitavano dei, dei tedeschi e, e lì eravamo come in albergo eh, quando noi uscivamo, se usciva mia moglie al mattino con i figli non so, a fare la spesa entrava in, eh, in casa personale femminile a rifare i letti, a pulire, <ride> quindi era un, era un albergo in sostanza e ecco, i suoi figli erano in età scolastica? in età scolastica e previsto, lì eh. a Togliati c'erano delle persone, sempre italiane, mogli di, 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 di personale Fiat, che facevano regolari lezioni ai bambini del, degli italiani. E poi eh, mi pare siamo andati con, con mio figlio. Che ha dato gli esami della scuola media e quindi c'era un buon insegnamento perché con riconosci... riconoscimento ovviamente. Sì. E la comunità italiana, cioè esisteva una comunità italiana, ma c'erano comunità... contatti: possibilità di contatti appunto con altre comunità, con gente del luogo. Mm, c'era un... questa possibilità. Noi conoscevamo una famiglia che abbiamo frequentato sempre. Soventissimo andavamo a trovare, a trovare questa gente, abbiamo pranzato da loro, abbiamo conosciuto anche dei loro amici, e si andava di sera chiaramente perché io lavoravo durante, durante il giorno e, e comunque una grande cordialità. Sono stato diverse volte a pranzo di domenica da un ingegnere, l'ingegnere Kasov, che era stato anche a Torino. È stato un anno a Torino e che aveva visto con me tutti i problemi della parte elettrica. E sono stato a casa sua, ho delle fotografie e siamo tutti insieme. No, C'era la possibilità. Chi era solo, possibilità non ne aveva molte se non con qualche ragazza russa che abitava in qualche... Baita, insomma, c'era questo scambio, diciamo, consolatorio. <ride> Perché normalmente gli operai eh, stavano sei mesi di seguito, quindi poteva diventare un po' dura la faccenda, insomma, fuori dalla famiglia, fuori da casa propria. Ecco, ma il lavoro a Togliatti era sempre su base volontaria? Cioè chi andava partiva sì, da, da Fieri sì, Torino? Sì, certo, certo, volontario. certo, sì. E Tutti, una, chiunque facesse richiesta o no, c'era un no, bagno? C'era come... una, una scelta attitudinale, cioè chi andava a Togliatti doveva avere la possibilità di svolgere certi incarichi, perché altrimenti... E quindi andava gente ad esempio della manutenzione che era già magari operatore in, in Fiat, quindi con un mestiere in mano da poter fare le cose che dovevano essere fatte. E anche, il, anche come da parte mia il controllo nei confronti dei, dei tecnici stranieri delle varie ditte che venivano a fare dei montaggi, vedere che le cose fossero in regola, che fossero state eh, progettate e fatte queste apparecchiature eh, secondo le norme Fiat, che erano poi le norme che avevo fatto io, quindi che conoscevo bene ecco perché ero io lì. Accanto a questa sua attività di progettazione e controllo aveva anche un'attività di formazione rispetto a no. tecnici sovietici? No, no. Loro, per questo loro erano venuti eh, a Decirino. Torino. Infatti tutto l'insegnamento di ciò che, era, era da, da, che avrebbero poi dovuto vedere è stato fatto direttamente in Fiat. Infatti ho collaborato a queste cose eh, ma una volta togliati, se la sono sbigata loro e c'era della gente anche in gambe. Eh, devo dire. Quando lei è entrata a Torino, a Torino i, te i tecnici sovietici erano mai autonomi? Pienamente sì, c'era ancora qualcuno, qualcuno è ritornato per alcune cose, per sì. macchinario nuovo, perché nel frattempo ci sono state anche cioè la, la progettazione dello stabilimento datava almeno dieci anni. Nel frattempo erano venute fuori delle cose anche diverse, macchinario, tecnologie sì, sì, diverse, certo. quindi ogni tanto arrivava qualche, qualche russo da noi, qualche tecnico russo per vedere e poi portare queste, queste novità in stabilimento. E, insomma, i primi personal computer cominciavano, almeno nel mondo occidentale, a circolare. Lì, Qualcosa, ma ma io in Fiat con il primo piccolo computer l'ho visto nell'81 ah, con, molto... con limitatissime prestazioni, comunque incominciava a muoversi qualcosa. Anche perché eh, i primi computer un po' decenti, a parte l'Olivetti 20 che è stato il primo e che è stato un peccato che non sia riuscito a sfondare nel mondo, perché diciamo che nell'86 85 86 è venuto fuori il, il computer IBM che si è in Italia eh, che si è diffuso poi in tutto il mondo e l'Olivetti è stato sostituito quindi non hanno più fatto nulla io invece ho lavorato con l'M20 e con grande soddisfazione perché aveva una grafica eccellente era semplice insomma da, da da portare dei progetti, da fare dei progetti su, su questa base. C'era un, un sistema operativo che si chiamava PICOS, che era simile al, al, al DOSIT, comunque più o meno il linguaggio era, era lo stesso, e, e quindi eh, in, in a Togliatti non, non si parlava assolutamente di queste cose. Sì, sì, c'erano dei, dei non computer, c'erano degli apparati elettronici, questo sì, ad esempio per tutto il trasporto aereo delle scocche, quindi i trasportatori a catena facevano chilometri di percorso, dall'assemblaggio di tutti i pezzi della carrozzeria, la carrozzeria veniva trasportata via aerea a un'altezza di, di 7-8 metri in linee, arrivava eh, per, per la decantazione dell'olio eh, in, in bagni galvanici, usciva, eh, veniva eh, asciugata, lavata e poi entrava nei tunnel di, di verniciatura che al, già allora avevano dei robot, dei piccoli robot insomma. Quindi c'era certo. un'elettronica diffusa abbastanza, ma non c'erano i computer. Una curiosità, anche la vernice veniva preparata in, in sede? Sì, in sì, sede. sì, sì. Anche la vernice? C'era lo stabilimento chimico, quindi certo. era, era certo. facile. Il stabilimento chimico è più vecchio di, di, del VAZ quindi certo. sì. Che si sviluppava verso la città nuova e verso lo stabilimento del Vaz con qualche difficoltà, in quanto, ad esempio, io ho assistito nel 71 alle elezioni amministrative e a Togliatti avevano invitato Suslov, era il numero 2 dell'Unione Sovietica, e l'avevano candidato, era una formalità. No? Sono riuscito a vedere quello insieme a un altro italiano con un interprete che parlava perfettamente di italiano, parlava persino un po' di piemontese. E quindi, in quel momento, in quella mezza giornata che ho seguito in questo teatro, dal palco arrivavano i vari esponenti con la solita parlata evocativa russa quando viene declamato qualcosa, e tutti che ringraziavano, tutti che facevano i complimenti e tutto quanto e poi è arrivato Suslov il quale ha incominciato a fare una critica spietata perché il pane arrivava a Togliatti magari d'inverno il giorno dopo, quindi non più già era un po' raffermo, non c'erano. Luoghi dove i giovani potessero incontrarsi, le fogne arrivavano appena fuori togliati, poi erano all'aperto, quindi stavano costruendo queste cose, però erano in ritardo chiaramente. Mi scusi, perché mi ha detto una cosa che mi ha preoccupato: il, il pane, non quindi, non era panificato in città? Allora no, da no, fuori? No, no non c'era cioè ancora. Una cosa non come, le serre, per scontato, sì, no? come le serre che stavano, stavano costruendo delle serre immense, sempre con il, il calore de, 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 che veniva da come a Torino, il, la zona dove abito io a Mirafiori, che c'è il terrescaldamento, che viene dalla centrale idroelettrica di Moncalieri, quindi certo. immaginiamo un po' termoelettrica. A Togliatti stavano preparando dei... dei, dei dei grandissimi capannoni eh, delle de, de, de serre in sostanza no? per poter coltivare in loco tutta la verdura che poteva servire e, 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 e invece il pane no, almeno mm -hmm. ai al miei tempi non c'era ancora un, un, una fabbrica che facesse il pane e veniva da cui bisceva e quindi... Eh, Arrivava in tempo utile d'estate, ma d'inverno col ghiaccio che c'era, ghiaccio, alto due palmi tranquillamente, e quindi c'erano dei ritardi, poi c'erano anche bufere di neve terribili perché un ventaccio che non finiva più. Ancora qualche dato se, se lo ricorda, quante persone erano assunte? Nel stabilimento, sì, alla fine del, ma diciamo che all'inizio, quando sono stato lì, io ero un migliaio. Anche perché la produzione vera e propria è incominciata nel 71. E nel periodo in cui sono stato all'inizio, eh, mancavano ad esempio le, le, le rettificatrici senza centro che rettificavano gli alberi eh, motore. E ho visto delle cose strabilianti che, non so, in Italia non sarebbero, non sarebbero state permesse per nessuna ragione al mondo. Un cavalletto, l'albero motore lì, uno che lo girava quando era necessario e l'altro con tela, tela smeriglio che, che, che sgrossava un po' quelle parti lì, quindi non so quanto, quanto tempo sono durate quelle macchine. Comunque è così, no? poi sono arrivate queste, queste ratificatrici e man mano che arrivava il macchinario le operazioni diventavano sempre più automatiche, tecniche, meccaniche, insomma, di, di qualità. E nel frattempo arrivavano operai, arrivavano operai, arrivavano operai e costruivano case che non finiva più. E gli operai venivano formati... Perché penso che molti di questi ne ha detto che erano giovani, sui giovani 24 anni. Giovani, realtà, naturalmente, alla prima eh, esperienza. Certo, Naturalmente c'erano delle persone di una certa età che avevano esperienze da altre parti, molti operai che erano poi capisquadra lì erano venuti a Torino, erano stati nell'ambiente di lavoro, delle linee, del, della lavorazione meccanica, quindi ormai avevano le idee ben chiare. Gli insegnanti comunque in ogni caso erano locali. Formati a Torino. Sì sì, come, sì, sì, come sì, 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 sì. Quindi è stata creata, è stata creata una, una classe dirigente enorme a Togliatti, eh, fatta a Torino con le modalità Fiat, che, che forse allora, già allora non erano proprio le più moderne del mondo, ma comunque è stata un'opera secondo me grandiosa. Quali personaggi ricorda della sua esperienza lavorativa a Togliatti? Ma eh, ci sono diverse persone che ho conosciuto, tanto eh, alcuni ingegneri che erano stati a Torino eh, per un lungo periodo, un anno almeno, e venivano a Torino per prendere eh, notizie e, e vedere cosa, si sta, cosa sarebbe stato fatto poi eh, a Togliatti. Ad esempio l'ingegner Kasov, da lui siamo stati un paio di volte, eh, di domenica a trovarlo. C'era la moglie, c'era la suocera, un bambino. Poi eh, c'era eh, ad esempio eh, una famiglia, Armir: eh, padre, madre e due figlie che lavoravano allo stabilimento. Che abbiamo conosciuto così, mh, per caso, una sera a teatro c'era la Tosca e il personaggio principale era un, uno piccoletto un po' grassoccio che sfigurava leggermente con quello che stava cantando e così commenti a sottovoce, dietro noi c'era questa, questa signora e così nell'intervallo abbiamo cominciato a chiacchierare, a fare un po' i commenti e ci hanno invitato immediatamente a casa loro e siamo andati e siamo andati tante 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 volte, ed è stata una compagnia bellissima. Personaggi, ad esempio Don Galasso, il sacerdote che era stato mandato su a Togliatti, è stato molto più di me, molto più di, di tutti in assoluto eh, i, la gente, gente della Fiat perché era, era lì come cappellano del lavoro. E con, con lui i nostri ragazzi andavano nei boschi d'estate eh, per un gioco che eh, si chiamava Caccia. Come era? Alcerossa. Alce Alce rossa. rossa ecco. E Don Galasso è una persona molto, molto a modo, molto, molto in gamba. Insomma, e tra l'altro, faceva, faceva messa tutte le domeniche ha fatto la prima comunione al mio ultimo figlio sempre via Togliatti e poi eh, Liuda che era un assistente, si potrebbe dire un assistente sociale, eh, oggi si potrebbe dire questo che eh, cercava in qualche modo di tenere insieme i ragazzi, i ragazzi eh, italiani e eh, con questo hanno potuto visitare scuole, ad esempio il Pioneer Lager che era una colonia estiva e altre cose del genere. Personaggi, personaggi indimenticabili sicuramente. Conoscevo, non ricordo neanche più i nomi, il, il direttore generale dello stabilimento, una persona con una faccia di pietra. Sorrideva con la bocca e con le sopracciglia sempre chiuse, abbassate, severissimo, terribile perché faceva correre tutti in modo. E sovente c'erano riunioni plenarie con, con, in, con di, in direzione alle quali partecipavo, noiosa anziché no, ma comunque si sviluppavano tutti i problemi che erano sorti nel frattempo e ad ogni problema non ancora risolto si sentiva questo direttore che parlava in modo duro scandendo le parole e, ai, e i tecnici che erano responsabili di queste, di queste cose, i quali erano lì mogi mogi perché era una cosa abbastanza severa. Altra gente, c'erano gli italiani che si conosceva, abbiamo frequentato ancora per diversi anni alcune persone. C'è ancora la signora di un, di un tecnico eh, che abita nel borgo dove abito io oggi, è vedova. La signora quando incontra mia moglie fanno chiacchiere che ricordano sempre il periodo dell'Unione Sovietica e per la gran parte ci siamo persi perché ognuno poi è arrivando, tornando a Torino, tutte le, le cose, ognuno ha i suoi problemi e quindi è finito così. Stabilimento costruito dai sovietici con personale per la maggior parte sovietico sì. che lavorava sulla base delle conoscenze e competenze apprese a Torino. Sì, Secondo lei, però, io, sì. come si lavorava all'epoca a Torino Mirafiore Lingotto era uguale, cioè, per esempio, gli aspetti della sicurezza c'era la stessa attenzione? No, tanto lo stabilimento è stato costruito sul progetto Fiat servizio impianti Fiat, quindi era, era assolutamente italiano. La costruzione è stata portata avanti naturalmente da personale russo, sempre con l'assistenza di personale italiano e, e tutta la nomenclatura del, dei personaggi che avrebbero poi guidato lo stabilimento è stata progettata, effettuata dalla Fiat con alcuni errori che sono venuti fuori e si sono visti quasi subito, perché all'inizio è stato trattato l'argomento con la parte amministrativa, che ha avuto prevalenza su quella tecnica. Allora per certe cose mancavano dei tecnici che avevano delle grosse difficoltà, insomma c'era un lavoro incredibile, nuovo oltretutto, perché tutta la tecnologia Fiat non era certamente quella russa. E quindi c'erano delle difficoltà in sostanza, una delle tante questioni che alle volte le cose non andavano proprio come avrebbero dovuto andare era che i tecnici, capo dei quali c'era appunto l'ingegner Kasov che avevo nominato prima, si lamentavano per la mancanza di organici del, degli uffici tecnici. Per ciò che riguarda eh, il resto, ad esempio la parte, la parte antinfortunistica, lasciava molto a desiderare. Per cui, insomma, ci sono, anche, ci sono stati anche degli incidenti, un paio mortali, altri insomma. Dietro lo stabilimento eh, c'era un ospedale specifico per lo stabilimento. Quindi, eh, sotto questo aspetto. Sotto aspetto sanitario erano a posto al 100%. Un mio figlio è stato operato lì di, di ernia e l'abbiamo seguito per tutto il periodo che è rimasto in ospedale, quindi non perché fosse un italiano o uno straniero, ma perché tutti erano nelle stesse condizioni e quindi c'era un servizio sanitario efficientissimo. Eh, Proprio dietro l'ospedale, dietro, dietro lo stabilimento c'era questo ospedale, già perché c'era l'idea di portare in questo ospedale tutto ciò che riguardava la sanità degli operai e in più lì eh, probabilmente, secondo i progetti, avrebbero fatto l'asilo nido, l'asilo infantile per i bambini più piccoli. Quindi già, i progetti c'erano, solo che tardavano a svilupparsi perché... Quindi okay. l'ospedale, se ho capito bene, non ha aperto la cittadinanza. No, quello era, era solo per, eh, per gli operai, sì. Operai e per i tecnici, sì, i loro familiari, certo. Sì. Allora, il, il modo, il modo eh, di operare nelle officine, negli uffici, era esattamente quello della Fiat. Cioè era una coppia eh, con altri personaggi, chiaramente russi, di ciò che si faceva in Fiat, esattamente così, la, la linea, la linea di le linee di montaggio, eh, le, le officine meccaniche dove venivano eh, dove erano costruiti i particolari ad esempio del motore, era esattamente come allora era in Fiat. Quindi non c'erano assolutamente differenze. E queste tecnologie, questi, questo modo di lavorare è stato appreso dai russi in modo facilissimo, quindi anzi molto ben considerato perché sapevano che la Fiat comunque era l'avanguardia in queste cose. Quindi. Nello stabilimento eh, c'erano delle mense. Eh, si andava a pranzo nel momento di intervallo ed era lontano da dove eravamo noi in carrozzeria. Il stabilimento era enorme, quindi bisogna passare fuori, mucchi di terra smossa, quindi camminamento proprio da guerra. Quel giorno sono partito con tre o quattro ragazzi del Comau. Che seguivano appunto il montaggio delle, 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 del macchinario. e Partiamo, facciamo un lungo corridoio, eravamo un po' in ritardo. Vedo arrivare un, un carrello grande, in piena corsa, e questi qui continuano a chiacchierare di aver eh, state attenti, state attenti, e mi sono spostato anch'io al di fuori, perché c'era un passaggio anche laterale, state attenti, sono finito in un tombino e mi è andata bene perché sul tombino c'era un tubo che arrivava su, sono arrivato col piede che me lo sono sfasciato abbastanza, sono rimasto lì così e mi hanno aiutato a tirarmi su, c'erano 9 metri di profondità, eh. immediatamente portato in quell'ospedale famoso, mi hanno guardato non c'erano fratture, mi hanno bendato, poi sono andato a casa e con impacchi caldi, è venuto Don Galasso che mi ha procurato delle stampelle perché ho camminato una settimana con le stampelle. E, e comunque niente da eccezionale, niente, però eh, è stata fatta da parte Fiat un, è stato fatto un promemoria e alla direzione dello stabilimento, eh, il quale ha, ha predisposto nel giro di poche ore a chiudere tutti i tombini che erano aperti. Non erano segnalati. <ride> ecco, si lavorava un po' così, a dire la verità. Mm, là si lavorava anche il sabato tutto il giorno ecco. e la domenica c'erano no? tutti, tutti i, i tecnici, infatti andavo anch'io solamente di domenica eh, perché era il momento in cui si seguiva la manutenzione programmata che era anche opera della Fiat, tutta, tutto il carteggio che serviva e anche lì equivoci terribili perché eh, era il servizio impianti che aveva fatto questo lavoro. E va bene quando si parla di pulizia, controllo contatti di un relè. Benissimo, ma quale relè? C'erano dei, de, dei relè che non, il contatto era completamente incapsulato, non si vedeva. E loro erano lì che come facciamo? E allora io a dire, signori, togliete via quella voce lì perché non, non si può vedere. Quando c'è qualcosa che non va, buttate via il pezzo e ne mettete un altro. Quindi tutti equivoci che erano dovuti a materiali assolutamente diversi da quelli russi, da modalità di effettuazione delle manutenzioni diverse. Quindi è stato per questo d'altronde sono stato mandato lì, per seguire l'organizzazione della manutenzione. Quindi è un compito abbastanza impegnativo e che ho svolto al meglio che ho potuto. Ecco, tutto lì. Uno, uno dei difetti grossissimi dell'industria sovietica era appunto il, il, il non razionalizzare le operazioni da fare. La Fiat ha portato in Unione Sovietica la metodologia di tutto, lo studio del movimento. Cioè, è così, eh, il fordismo in pieno, cioè il movimento per fare quello, mettere il bullone, prendere lì quanto impiega l'operatore che controlla, che controlla eh, qui i russi hanno avuto qualche difficoltà, che controlla il tempo di produzione, perché quanto tempo si impiega per, fi, per iniziare e finire quella certa lavorazione, quel certo quel certo attimo perché poi ce ne sono altri ma comunque tutti insieme si arriva al montaggio finale della macchina che esce è finita che, che può girare per conto proprio ora se i movimenti sono razionalizzati se le cose sono fatte proprio al centesimo di secondo perché i cronometristi lavoravano al centesimo di secondo vale a dire prendi il cronometro grosso così, guarda, prendi tac, tanti, tanti secondi, no? in modo da fare le somme per quelle operazioni sapere quanto poteva durare e dove si poteva risparmiare tempo. La Fiat, ai suoi tempi, ha risparmiato quasi la metà eh, del, del tempo che prima era necessario per fare certe operazioni, eh, tagliando tempi che si potevano. Ha lavorato mia sorella, ad esempio, in carrozzeria. <coughs> dove facevano i sedili. C'erano delle gioste rotonde, no? Allora, quando, tutte, tutte donne, quando le operaie avevano imparato bene a fare quel lavoro lì, le toglievano e le portavano in un'altra. Ma nel frattempo avevano stretto i tempi. Quell'operazione lì si fa invece che in tre secondi in due, la risparmiamo. Alla fine cosa succedeva? Che chi arrivava non sapeva come fare perché si trova in difficoltà per i tempi stretti. Dall'altra parte, dove andava mia sorella, in un'altra giostra, c'erano già dei tempi ridotti e li riducevano ancora. Alla fine hanno persino fatto un mezzo sciopero perché era impossibile lavorare in quel modo lì. A Togliatti è successa la stessa cosa, i cronometristi che prendevano i tempi, qualcuno che diceva, cosa vuoi da me? Perché prendi il tempo mio? Io lavoro. Sì, ma devi lavorare in questo modo, no? È stata, stata l'importazione dall'Italia di metodologie di lavoro nuove che in Unione Sovietica non c'erano, anche se c'erano gli staccanovisti che magari lavoravano 12 ore al giorno, ma lavoravano con un certo ritmo, in un certo modo, per cui lavorando magari in 8 ore si faceva la stessa cosa. Voglio dire, la stessa operazione può essere fatta in 100 certo modi diversi. Io prendo il pezzo, lo metto lì, ci può essere un trasportatore che lo fa automaticamente quindi io mi trovo il pezzo lì per fare delle operazioni, ho guadagnato quel tempo, occorre un'attrezzatura diversa, ausiliaria che completa quel movimento oppure, non so, l'operaio che deve girarsi andare in scaffali a prendere i pezzi che deve montare lì i pezzi può averli lì a portata di mano eh, la domanda che volevo fare la domanda, eh, eh, dire, rapporti eh, se rapporti eh, vedevate militari che venivano a vedere come si lavorava no non è non domanda cioè la nostra mai bellica sovietica veniva non ne ho mai a sbirciare no, no, una ditta comunque occidentale se, se dire, sono no, andati sono andati per conto loro non sono, io non, 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 li non li ho mai non visti, mai non, visti. Non, Ma sicuramente eh, figuriamoci se non hanno guardato è una questione perché organizzativa quella, quella che medici, i russi non avevano fatto qualcosa di qualche autoblinda anche, anche perché aeroplani. hanno imparato facilissimamente a fare operazioni L'esempio classico è questo, Comau, <coughs> una trasferta meccanica che faceva non so più cosa, forse qualcosa, eh, montata, provata, qualche modifica, va tutto bene, sì va bene, e la produzione la dava. Prego, russi che avevano seguito, però i russi non riuscirono a fare la produzione. Come mai? Perché? Ma è andato avanti per una buona settimana, liti, proprio come... Alla fine è stato semplice, io ho visto, sono andato a ficcare il naso perché insomma era anche competenza mia, quando la trasferta andava avanti c'erano delle, delle, delle lunghe barre che si alzavano, prendevano i pezzi e li portavano avanti così, no, a passi. E si inchiodava qualcosa e c'era uno con un martello di piombo, <coughs> batteva con decine di e il movimento si faceva, i russi questo non l'avevano capito bene. <ride> Non va, ferma la macchina, vai a vedere, smonta, cerca di fare qualcosa. Alla fine quando hanno visto che c'era qualcosa a fare lì, e hanno chiesto un piccolo colloquio con i vari direttori, hanno detto volete per cortesia modificare quella parte lì, c'era un gomito che non, non riusciva, hanno modificato e è andato tutto bene. Ma dico, i russi erano lì, che non, allibiti, non sapevano come mai non riuscivano a fare la produzione, la macchina è ferma, perché è ferma? TUM col martello da un colpo carogne ma comunque <ride> Com'ò faceva andare le macchine a tutti i costi. I russi non arrivano, non arrivavano a queste cose. C'era un'altra un cosa da tonde, se si pensa a Torino come viaggiava la manutenzione quando una macchina è ferma. Io so solo questo. Trasferta ferma, perché chissà cosa c'è, una massa c'era, no, non si sa cosa c'è. Poi vi racconto questo perché è un episodio immediatamente telefonata. Ma che cosa succede? Eh, corpo, pia la bicicletta curva, vede, macchina ferma. E con me era venuto il mio vice e io credo che cosa sarà mai. Cerca con gli schemi, guarda la linea, Dunque, non ha fatto questo lavoro, guarda un contatto che deve essere chiuri, chiuso: si è chiuso, questo aperto, chiuso, chiuso, l'altro lato, c'è continuità. Perché non è. E' chiuso il relè e non c'è come mai non c'è... Bene, andiamo a vedere questo relè. È impensabile la faccenda. Una mosca è finita fra i due contatti, tac, è stata schiacciata, è seccata lì, non faceva più contatto. O oh, è una cretinata questa, ma pensate, o oh, si è mobilitata la direzione, il direttore, il vice direttore, il capofficina, ma pieno di gente così, come mai la macchina è ferma? Quindi la manutenzione significava perché, raccontavo prima, perché sono riuscito con, quei, con quel computer, eh, con quei programmi. Ce l'ho ancora a casa, è eh, un programma eh, stampato lungo da qui laggiù giù in fondo. Che, ho guardato, dovessi interpretare adesso non sono neanche più capace, sicuramente, tanto era complicato, teneva conto del, delle, delle perdite occasionali che non si sapeva perché le microfermate riuscivo a fare... Comunque, quella, quella faccenda lì è, è riuscita a portare avanti il discorso dell'efficienza produttiva di 22 trasferte, che erano il punto chiave nella carrozzeria. Perché questo? Perché in questo modo si sapeva quanto valeva la perdita in percentuale rispetto al, alle ore che avrebbe dovuto lavorare, quindi si riusciva a sapere con dei codici che erano stati dati nei borderò dei, degli operai di manutenzione, si sapeva quanto incideva un certo guasto durante la giornata, quante volte succedeva e via dicendo. Significa si prende nota. Si prendono i disegni della macchina, gli schemi elettrici, gli idraulici, prendiamo mai, che cosa può servire. Si fanno le modifiche necessarie e la macchina sicuramente non avrà più quel difetto lì. E ne avrà altri, che via via si, siamo arrivati da un'efficienza vicino all'80, ma normalmente era più bassa, per arrivare al 90% e più, al 94%. O da 800 vetture che si dovevano fare, siamo arrivati a farne 1300, non è poco, eh? E se non, non, non ci fossero stati. Quei... D'altronde, voglio dire, queste cosettine hanno valso per me questo, per meriti. Penso che. Non è un fare carriera, non sono passato dirigente, sono stato solo funzionario perché lì bisognava andare a leccare certe parti eh, politicamente. Nel 1975 ero stato, ero stato, 75 ero stato eh, eletto in circoscrizione, in una lista di quelli che mangiavano i bambini, no? E l'ho pagata per tutta la mia la mia vicenda in fiat eh. C'era ancora un capo servizio che tra l'altro eravamo amici. E mi dicevo un anno dicevo guarda non posso farti dare l'aumento lo sai non posso dare, perché c'è qualcosa che sai lì non posso dirlo è una questione politica e beh sì ecco hai capito comunque ricordiamo il beneficio del comunque io che è però del il mio lavoro il mio il mio lavoro l'ho sempre fatto con la massima coscienza o oh, mediamente ho ancora l'ultimo l'ultima tabella degli straordinari che io facevo, mediamente erano da 50 a 60 ore mensili, no? non pagate, non le pagavano. Sono andato in pensione dopo tre mesi, qualcuno aveva protestato un po', allora hanno dato gli straordinari a chi li faceva, i giorni che ho perduto, che... che Qualcuno ha fatto anche denuncia e ha avuto dei risarcimenti. Per... Questo fino alla fine, quasi alla fine degli anni Ottanta quindi non c'erano gli straordinari pagati. Sì, fino all'86 che ero lì, io. gli straordinari per i funzionari. Eh. Sì, sì, sì. Li pagavano gli operai tutti quanti, ma i funzionari non, non percepivano... Straordinario, è straordinario troppo troppo basso, troppo umido, troppo volgare prendere quei soldi lì. Non si lavora solo per i soldi. Eh. Comunque ho sempre fatto questo lavoro direi anche con passione, con... Non, ho, non, ho, non ho mai avuto problemi il lunedì mattina andare a lavorare. E se non sono stato in mutua qualche volta è perché proprio stavo male tipo operazione una volta di appendicite, un'altra volta di ernia. No, basta parei.